Buongiorno a tutti e ben ritrovati alle consuete pillole finanziarie BNL BNP Paribas Life Banker. Abbiamo oggi l'onore di avere con noi Steve Berexa, Global CIO Equity di Allianz Global Investor. Steve, benvenuto. Grazie, è un piacere essere qui. È un vero piacere incontrarti nuovamente, avere questa opportunità di scambiare con te alcune parole, alcune idee sul mondo dell'intelligenza artificiale. Partiamo con una domanda legata al mercato. A tuo parere, quali sono le reali opportunità per creare valore per gli investitori sui mercati e quanto disruption e innovazione possono essere i veri temi per il 2018? There are a lot of interesting opportunities that are going to come in 2018. Nel 2018 ci aspettano molte opportunità interessanti. In generale, considerando il periodo prolungato di bassi tassi di interesse delle principali banche centrali, potremmo aspettarci più inflazione, maggiore volatilità, nuove opportunità da cogliere sui mercati azionari, anche su titoli che non hanno evidenziato performance attraenti. Ma una cosa è certa, un tema chiave dei mercati sarà la disruption. La società sta cambiando sempre più in fretta e sotto gli occhi di tutti. Ieri un collega mi raccontava che suo figlio non legge più neanche le email, non lo ritiene necessario, molto meglio i messaggi sullo smartphone. Tutto sta cambiando e credo che la cosa più importante di cui dobbiamo essere consapevoli è che la disruption avrà dei vincitori e dei vinti. E proprio le società che stanno valutando le opportunità legate al cambiamento rappresentano le opportunità più interessanti per il 2018. Alla luce di quanto ci siamo detti, quanto l'intelligenza artificiale può essere interpretata come una moda o come un vero paradigma tecnologico nuovo, innovativo? Prima di registrare, stavo parlando proprio di un fondo di cloud computing che gestivo qualche anno fa, quando questo settore era solo all'inizio. Direi che questo tema rappresenta un ottimo esempio di qualcosa che è andato a chiaro beneficio della società nel suo complesso e ha consentito di ridurre i costi, ma ha avuto un numero molto limitato di beneficiari diretti, le società che producevano dispositivi di cloud computing e poche altre. L'intelligenza artificiale è invece molto diversa in questo senso. Quando, come portfolio manager, analizzo le opportunità di investimento legate all'intelligenza artificiale, cerco le società che possiedono dati di proprietà e, come sapete, ormai quasi ogni società dispone di questi dati riservati. Fra queste, solo quelle che saranno in grado di trasformare tali dati in nuovi servizi potranno cambiare veramente la loro valutazione. L'impatto dell'intelligenza artificiale non sarà limitato alle sole società tecnologiche, che sono gli investimenti più ovvi, ma avverrà su scala molto più ampia e coinvolgerà diversi settori. Per fare un altro esempio, sto investendo nel titolo di un'azienda che produce la maggior parte delle telecamere che vengono montate a bordo delle auto della polizia negli Stati Uniti. Questa società ha l'opportunità di utilizzare le registrazioni delle telecamere e processarle ricorrendo all'intelligenza artificiale per sviluppare servizi a valore aggiunto, permettendo per esempio alla polizia di verificare che il comportamento degli agenti rispetti il regolamento. Ci sono moltissimi casi di società simili, quindi ritengo che l'intelligenza artificiale non sia soltanto una moda o un'idea di investimento limitata a pochi titoli specifici, ma un tema di lungo periodo di portata molto più ampia. Si sente parlare tanto di criptovalute. BNP Paribas Wealth Management sconsiglia vivamente l'utilizzo di queste criptovalute e monete virtuali. Ma la cosa più interessante non è tanto la criptovaluta, ma la tecnologia che c'è alle spalle, il blockchain. Ce lo spieghi e ci fai capire che utilizzo nel concreto può avere questo tipo di tecnologia? Credo che qui si possa fare un'analogia. Forse alcuni di voi si ricordano di Pets.com, un esempio tipico di un'impresa disastrosa nell'era di internet di circa 20 anni fa, fallita 2 mesi dopo l'IPO. Dietro a Pets.com però c'erano delle idee eccellenti e internet ovviamente, che poi è esploso. Credo che le criptovalute come investimenti siano piuttosto discutibili, ma dietro di loro c'è la blockchain e la blockchain è una tecnologia terribilmente potente che ritengo avrà impatti notevoli e duraturi nel tempo. Si tratta di un sistema rivoluzionario, di un mezzo, caratterizzato da un elevato livello di sicurezza per registrare e immagazzinare dati e poter sapere chi possiede cosa.
Credo che potrà essere usato per i mutui e per transazioni finanziarie. È già utilizzato per tracciare prodotti o parti di essi in tutto il mondo. Potrà diffondersi ovunque. Vediamo che ha già diversi ambiti di applicazione, molto importanti, in Cina, per esempio, dove ci sono problemi legati alla sicurezza alimentare, la blockchain è già impiegata per tracciare la provenienza degli alimenti dal produttore al consumatore, aumentando la fiducia proprio dei consumatori. Non ci sono infatti possibilità di manomissione dei dati. Negli Stati Uniti, alcune società sono state in grado di rivoluzionare il settore del prime brokerage, dove finora un ristretto gruppo di banche di investimento richiedeva prezzi molto elevati agli hedge fund per i servizi di prime brokerage. Le società che utilizzano la blockchain per i servizi di custodia hanno già saputo attrarre circa 50 miliardi di dollari di asset dagli hedge fund. Hanno prezzi più bassi, transazioni 24 ore su 24, il settlement è facilitato, offrono tutto quello che si può desiderare e con ogni probabilità possono garantire anche maggiore sicurezza. Vedremo l'impatto di tutto questo anche nel settore finanziario e, a dire il vero, considerando i furti e le sottrazioni indebite alle quali assistiamo, senza contare i problemi legati alla sicurezza, vorrei che il mio fondo pensione fosse custodito nella blockchain, perché non sappiamo chi potrà essere hackerato, ma sappiamo per certo che la blockchain non può esserlo ed è quindi uno strumento molto potente. Grazie e un ringraziamento naturalmente ad Allianz Global Investor, nostro partner con BNL e BNP Paribas in questo progetto. Grazie. È stato un piacere.